Don Juan. 16 danzatori di Ater Balletto raccontano il mito paradigmatico di Don Juan. Don Juan! Nella coreografia dello svedese Johan Hinger. Lo spettacolo illumina in un unico atto il percorso di solitudine del leggendario seduttore come in un Kammerspiel. Juan! Dove la danza è lente di ingrandimento emozionale di caratteri e sentimenti. In 89, Elvira Frosini e Daniele Timpano, affiancati per la prima volta in scena da Marco Cavalcoli, scandagliano simboli e retoriche dell'apparato culturale occidentale fino ad arrivare all'osso dei suoi miti fondativi. Passato e presente, storia francese e storia italiana, modernità e postmodernità si sovrappongono mettendo in crisi le nostre vite democratiche e l'immaginario legato al concetto di rivoluzione. Della rivoluzione francese che ha cambiato tutta l'Europa, cosa resta? 230 anni dopo. Guarda, chiesto così su due piedi, che ti devo dire? Furore. Massimo Popolizio si confronta con Furore. Furore, un piccolo paese grazioso della costiera amalfitana, 747 i suoi abitanti, dove peraltro si produce un ottimo vino e dove ci si perse nel Furore? Furore, un capolavoro della narrativa americana. Sensazionale bestseller scritto da John Steinbeck nel 1939. È un one-man show lirico ed epico che porta sul palco la dolorosa e sorprendente attualità della crisi agricola, economica e sociale, che stritolò gli Stati Uniti in una morsa tra il 1929 e l'attacco a Pearl Harbor. Nel ruolo del narratore, Popolizio è uno storyteller potentissimo, un personaggio senza nome che muove i fili della storia. Piacevoli conversazioni con Ippolito Chiarello. Il progetto Piacevoli conversazioni fa approdare per la prima volta a Prato Ippolito Chiarello, attore, regista e drammaturgo. Chiarello parlerà di sé e del suo lavoro e introdurrà tre spettacoli del suo repertorio in due serate al Teatro Magnolfi nel salottino Relax. Il primo spettacolo è Fanculo Pensiero Stanza 510, un tentativo di mettere in scena un'altra vita possibile, quando ci si accorge che la nostra vita non ci corrisponde più. Nel secondo spettacolo, Club 27, Chiarello riporta in vita i miti del rock, con un vortice di canzoni e parole delle star scomparse e divenute immortali al loro 27° anno di età. L'ultimo spettacolo è Mattia e il nonno, dal romanzo di Roberto Piumini. È la storia di un nonno che spiega al nipote le regole per vivere la perdita come trasformazione e per comprendere il ciclo della vita.